Gentili telespettatori, buona giornata. L'Italia è una repubblica fondata sul mutuo del parlamentare. Eh sì, tutto dipende da quello. Non, non, non si parla di competenze, di curriculum, di scelte politiche. Tutto è condizionato dal mutuo acceso dal parlamentare. Eh sì, perché parlamentari arrivati all'apice della politica con uno stipendio di un certo tipo, una delle prime cose che pensano è comprarsi la casa nel Palazzuna a Roma, ecco, e così accendono il mutuo da estinguere presumibilmente in poco tempo, in cinque anni. Eh? Il bene immobile, al posto che buttare i soldi, investiamoli nel bene immobile e pertanto Molti, moltissimi hanno il mutuo e poi hanno comprato un Mercedes, eh? un Mercedes, eh beh, insomma, o quelli che hanno comprato il fuoristrada per, per sentirsi arrivati, eh? il fuoristrada BMW, un Mercedes o eh? Jaguar. E così si comprano il macchinone, la casa nel palazzone e hanno mutui, prestiti. Che si compra la grossa moto di cilindrata, eh beh, e quindi prestiti su prestiti, capite che una fine anticipata della legislatura eh, questi come cacchio pagano il mutuo della casa, il prestito della macchina, tutto a cinque anni, no? Mutuo e macchina tutto a cinque anni. E poi c'è l'arredamento, e poi ci sono i vestiti nuovi. Ecco, la nostra è una repubblica fondata su questo. Dal mutuo del parlamentare dipende poi tutto il resto. Ogni scelta è vincolata al mutuo. Dice, ma che cosa, che cosa posso scegliere? Che cosa voto in Parlamento, pensa il parlamentare, per potermi garantire il pagamento delle rate del mutuo? Perché non facciamo scherzi? Eh? C'è il mutuo, eh, uè, uè, animali non facciamo scherzi. Ebbene, il... c'è anche i partiti del mutuo. È questione di sopravvivenza. È un partito formidabile quello del mutuo. Credo che sia il 90% almeno superiore all'80% il partito del mutuo cioè la volontà di permanenza dei parlamentari attuali che in gran parte sanno che non verranno rieletti per varie ragioni perché beh, finisce la legislatura, morta una legislatura se ne fa un'altra sì ma tu verrai rieletto perché tra il taglio dei parlamentari che hanno fatto in maniera tafazzesca no? quello con la bottiglia tan 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 tarara, ecco tra il taglio dei parlamentari simbolico Voluto dai 5 Stelle per mostrare il populismo in tutto il loro splendore, perché il taglio dei parlamentari è una roba simbolica, realmente porta un risparmio per lo Stato. Certo che porta un risparmio per lo Stato, ma è simbolico. È un po' per farvi capire la simbolicità di questo risparmio. Immaginatevi che voi guadagnate 1500 euro e il, il taglio dei parlamentari vi, vi fa risparmiare all'anno un euro. E voi dite, beh, un euro è un euro, eh, uè, quasi ci compro un caffè al bar, l'ho risparmiato, però a voi cambia la vita, cambia la vostra economia familiare un euro risparmiato in un anno? No. Pertanto il taglio dei parlamentari, il costo, quello che lo Stato ci guadagna rispetto a quella che è la contabilità dello Stato di miliardi di euro, è come un euro per voi in un anno, non al mese, in un anno. Quindi puramente simbolico populista. Abbiamo fatto, dice, eh, 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 eh. e che cosa ci abbiamo guadagnato? Immagine, imagine di John Lennon. No, a parte questo... Ovviamente c'è stato il taglio dei parlamentari, i partiti sono saliti e scesi in percentuale e così, e così. E questo ha portato al fatto che probabilmente con la prossima legislatura il 90% di questi parlamentari per caso che abbiamo non saranno, non saranno riconfermati. Allora il panico. Come pagare il mutuo? Dice: Beh, pagavo 5.000 euro di mutuo, 6.000 al mese, adesso cercherò di pagare 10.000, 11.000, 12.000 al mese per cercare di estinguerlo prima che mi portano via la casa. E ho fatto il parlamentare per niente. Ecco. Il partito del mutuo è quello che ha la maggioranza in questa, in questa legislatura. Draghi ha finito i suoi compiti, c'è il pericolo che se ne vada, che vada via e questi parlamentari cadano in un, in un problema veramente grosso. Quanti parlamentari non potranno più pagare il mutuo se cade il governo? Beh, la prova generale si è vista già settimana scorsa dei problemi dell'esecutivo. Draghi dice non accetterò altri episodi analoghi, quelli della Lega che prima dice cosa e poi fa altro, dice no, qui se si dice una cosa si deve mantenere. Beh, cari, caro Draghi, ci sono politici tutti di un pezzo, con la schiena dritta, che dicono una cosa ed è quella, e ci sono politici che dico, ti dicono una cosa, poi dopo dieci minuti ne dicono un'altra perché non gli conviene più dire quella di prima. Dici, ma allora la lealtà, gli accordi, cosa valgono? A niente, non valgono niente perché realmente viene prima l'interesse e l'opportunismo personale. In caso di crisi è molto probabile il voto e per questo intanto il popolo di centrodestra, l'alternativa alla sinistra dovrebbe e vorrebbe invertire poi il declino del paese. Esisterà ancora poi questo centrodestra? Esiste un centro-sinistra? Quali saranno poi le coalizioni che si presenteranno al governo? Lo vedremo solo tra qualche mese o settimana. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie nuovamente e ricordatevi che c'è anche Teleitalia seconda rete dove ci sono video di politica, di Fai da te e poi anche video di notizie. E poi questi video vengono condivisi dopo qualche ora sulla pagina che si chiama Teleitalia su Facebook, dove se i video vi sono interessati li potete condividere con chi volete. Non c'è nessun, nessun problema a condividere i miei video, assolutamente. Potete farne quello che volete. Bene, grazie e a presto.